Marina Pesello, Sky Sport, ti chiedo se hai scelto Lellas in quanto esperto di promozioni, visto l'anno scorso col Cagliari. Ma ovviamente ci spero, perché comunque vincere un campionato è sempre una cosa molto bella. È importante anche personalmente per noi calciatori, per il nostro curriculum. Però ho scelto l'Hellas perché, per il progetto in primis, perché mi hanno sempre comunque dimostrato che da parte loro c'era voglia di lavorare con me. E poi quello che guardo io sicuramente, come ti dicevo prima, è il progetto. Io ho visto che qua c'è voglia di lavorare, voglia di far bene, quindi ho scelto l'Hellas per questo motivo. Hai idea in che piazza sei arrivato? Sai qualcosa di Verona, di questo pubblico, del calore, della gente, del modo che hanno di essere vicino alla squadra? Sì, me ne hanno parlato e poi comunque diciamo che l'ho sempre saputo perché comunque ho sempre seguito, diciamo, la Serie A e l'Hellas è una piazza molto importante, so che il pubblico comunque è molto attaccato alla squadra, non sono tante squadre in Serie A che hanno un pubblico del genere, quindi sono venuto qua sapendo comunque cosa mi aspettava e sono ambizioso e voglio di lavorare, ce l'ho. Quindi sono assolutamente contento della mia scelta. A proposito di lavoro, voglia di lavorare, volevo sapere se Pecchia vi ha dato, cioè se vedi nel suo lavoro anche un'impronta internazionale, viste le sue esperienze all'estero, sia in Premier che in Liga. Ma sai, potrebbe essere, poi io non conosco appunto i campionati esteri, se non per averli visti in TV, però ti posso dire che è un mister che ha molta voglia di lavorare, sta creando un ottimo gruppo. Lavora con tanta intensità e penso che sia la cosa fondamentale perché i campionati comunque si vincono con col gruppo, che è la cosa più importante. Luca Mantovani, Larina. E penso che non sia stato facile per te comunque lasciare una squadra dove avevi conquistato una Serie A, no? Ecco, che cosa ti ha spinto a... Ora è stato un dispiacere, che cosa ti ha spinto a questo, insomma? Mi ha spinto l'interesse che il Verona aveva nei miei confronti e quello che me l'ha dimostrato, appunto. Qua c'è un gran progetto, c'è voglia di lavorare, voglia di far bene da parte di tutti e appunto io faccio le scelte personali per la mia carriera dal punto di vista tecnico. Guardo prima il progetto prima di tutto e qua appunto ho trovato, come ti dicevo, un gran progetto e voglia di lavorare. Che tipo di giocatore sei, visto che magari ti conosciamo poco? Ma sono un giocatore che può ricoprire più ruoli nel centrocampo, mi piace molto, cioè come caratteristiche mi piace avere sempre la palla, mi piace giocare, sono un giocatore che comunque cerca di fare entrambe le fasi, perché ormai nel calcio moderno è importantissimo fare entrambe le fasi, non solo quella di possesso, e poi comunque mi farò conoscere. Ho visto nella tua scheda, no, che nonostante la giovane età, insomma. No, dico, hai tante presenze in Serie B, quindi non hai una certa esperienza, no, del campionato. E che cosa daresti come consiglio quindi al Verona per poter fare un campionato protagonista? Guarda, è molto difficile come campionato perché è molto lungo, ci saranno sicuramente momenti difficili anche dal punto di vista fisico perché sono tante partite, ma l'importante, il concetto fondamentale di base secondo me è il gruppo, creare un gruppo unito perché poi durante l'anno c'è sempre bisogno di tutti. Luca Mazzara, Larina, Italiarina, sei uno di quelli delle promesse, insomma, del calcio italiano, insomma, hai fatto parecchie presenze anche con la nazionale giovanile, insomma, questo momento di arrivo al Verona, che punto è della tua carriera, insomma? Ma penso che può essere un momento di svolta della mia carriera, perché comunque io ho voglia di star qua, di far bene qua e spero ci sia la possibilità comunque di continuare a lavorare con il Verona. E personalmente poi ti dico, può essere un punto di partenza o comunque un punto dove si può iniziare a creare qualcosa di importante. Altri giocatori che conosci, che avevi già visto in giro, settori giovanili, nazionali, che hai ritrovato qua? Io ho giocato con Viviani in nazionale, poi ho giocato con Ganzer, Bertazzi a Milan, anche con Valoti, poi però la squadra bene o male tutta la conoscevo perché sono grandi campioni, grandi giocatori e quindi non c'era bisogno appunto di averci giocati insieme per conoscerli.
parlato prima del tuo ruolo, della tua posizione preferita. Ci piace a volte, no, chiedere i modelli, no? Se hai un qualche giocatore, così immediatamente si può capire a chi ti sei magari ispirato o riferito, insomma, nella tua crescita. Ma fin da quando ero piccolo il giocatore al quale mi ispiravo era Pirlo, quindi diciamo che ho sempre seguito lui come modello. Ciao Marco, Alberto Fabbri e la Slive, benvenuto a Verona innanzitutto. E ti chiedo, partiamo innanzitutto dalla formula con cui tu sei arrivato in gialloblu, appunto questo prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Insomma, la dice lunga sulla volontà sia tua del Verona, insomma, di fare un campionato da protagonisti. Ma protagonisti sicuramente sì, però penso che la Serie A non deve essere un assillo, non deve essere un obbligo, perché poi comunque si caricano di responsabilità, vengono troppe pressioni intorno a una squadra che deve stare serena, pensare a lavorare e a creare comunque, come dicevo prima, un grande gruppo. Poi i risultati arriveranno sicuramente, sono una conseguenza. Ne parlavamo prima ai microfoni spenti, tu nasci play, classico regista davanti alla difesa, adesso non si sa ancora il futuro appunto di Federico Viviani, che peraltro tu esco compagno di classe, sei di classe, di squadra, e Mister B che in questi giorni però ti sta facendo giocare mezzala appunto con Federico play e tu alla sua sinistra. Può essere anche questo un ruolo che può mettere in luce le tue buone qualità? Guarda, io ti dico la verità, spero di sì, perché con Mister mi sto trovando veramente molto bene. Mi piace molto il modo di lavorare che ha e l'atteggiamento che vuole dalla mezzala. Quindi penso che può essere un ruolo che può regalarmi comunque soddisfazioni. Parlando proprio di Mr. P, che io sono qui dal primo giorno di ritiro e vi sto seguendo quotidianamente e vedo che Mr. Picchia già dal primo giorno vi sta facendo usare tantissimo il pallone, tantissimi esercizi anche atletici, però con il pallone. Cosa significa questo per voi giocatori? Ma significa dare tanta intensità, che è quello che il mister sta cercando e che ci richiede. Poi il pallone ovviamente è il nostro pane quotidiano con quello che si gioca, quindi i lavori passano tanto anche da lì e comunque uno li fa anche molto più volentieri rispetto ai lavori di corsa senza palla. Però il messaggio appunto che ci sta trasmettendo è questo, grande intensità, creare un gruppo unito che è appunto molto importante. So che hai parlato con degli ex gialloblu, Raffa e l'ex portiere, insomma, calcola che Raffa qua a Verona è tuttora il quarto giocatore più presente con la maglia dell'Hellas Verona, quindi insomma ha fatto veramente degli anni molto molto importanti. Lo stesso Gianni Munari, so che anche lui, un ex gialloblu, insomma, cosa ti hanno detto loro di Verona? Hanno parlato benissimo della città, della piazza, della società, comunque di quello che andavo incontro e mi hanno detto che comunque mi troverò sicuramente bene perché c'è grande voglia appunto anche di lavorare, è un ambiente sereno e mi hanno detto che non è facile perché comunque è una piazza molto calorosa, però io sono fiducioso. Simone Andrea è un altro che tu conosci molto bene, parliamo di Ganz, è rimasto Pazzini, insomma, un giocatore che secondo me si sta bene e ha la testa giusta in Serie B, non è che fa la differenza, qualcosa di più. Simone Andrea è un altro che ha dimostrato, non a caso, anche l'ultimo anno a Como, insomma, li ha parlati prima dalla Lega Pro alla Serie B, l'anno scorso, nonostante una stagione travagliata per i Lombardi, è riuscito a fare ben 16 gol. Ce lo descrivi tu un attimo che ragazzo è Simone Andrea, perché noi conosciamo tutti bene o male e segna sempre lui, ovvero Maurizio, il grande padre, che insomma è un bomber di razza, è stato meglio un bomber di razza. Parlando appunto con il padre, mi fa: l'unica cosa che di sicuro abbiamo entrambi è il fiuto del gol, me lo confermi? Esatto, sì, assolutamente sì, l'ho sempre visto anche negli anni passati quando giocavo con lui in primavera e adesso l'ho ritrovato e sicuramente quello non l'ha perso, una caratteristica che ha e penso se la porterà per sempre dietro. È molto bravo come giocatore, anche come ragazzo, quindi ha voglia di lavorare e penso che ci possa dare una grossa mano quest'anno. Ultima per me, c'è stata la prima Michele, domenica ci sarà la seconda, primo impegno il 7 agosto sul turno di Coppa Italia. Insomma, è passata questa settimana di ritiro, le tue prime impressioni mi sembrano molto molto positive. Ti chiedo, che gruppo sta nascendo? Perché ne parlavi all'inizio di conferenza, ne parlavo a microfoni spenti, puoi avere tutti i nomi che vuoi, ma se non c'è un'amalgama, la giusta chimica tra voi nello spogliatoio, non si va da nessuna parte. Sì, assolutamente, quello è il concetto base, perché devi creare un gruppo, perché come dicevo è un campionato molto lungo e c'è sempre bisogno di tutti. È quello che stanno cercando di fare fin dal primo giorno di ritiro, sia tra noi compagni e anche tramite appunto il mister. E io penso che siamo a buon punto, poi comunque c'è ancora tempo per lavorare, però siamo sulla strada giusta.